la storia è sempre contemporanea, che si ricava dalla riflessione storiografica di un pensatore italiano che ha avuto un'enorme importanza nel secolo XX, parlo di Benedetto Croce. Nell'aprire questa riflessione teorica, Croce pone un problema: che cosa si intenda, cosa significhi storia contemporanea? I programmi di storia a scuola, nei licei o scuole affini ai licei, facevano incominciare la storia contemporanea con la Rivoluzione francese, quindi dal 1789 ha inizio la storia contemporanea. Dopo decenni, l'inizio è slittato, per cui ho sott'occhio un testo di una circolare, anzi una normativa ministeriale risalente al 1960, in cui si descrive qual è il contenuto dei programmi di storia per i licei dell'ultimo anno di studio, e si parte con gli anni della Restaurazione e poi il Risorgimento italiano, eccetera, eccetera. È curioso questo slittamento di più di un quarto di secolo, diciamo così, dall'89, dal 1789 al 15 e agli sviluppi successivi, poi alla Restaurazione, al Congresso di Vienna e al nuovo ordine mondiale che viene definito in quel congresso. Come mai? La risposta banale può essere che via via che il tempo si allunga, noi ci tiriamo dietro il concetto di inizio della contemporaneità e quindi lo slittamento temporale è del tutto giustificato. Sarebbe una risposta molto superficiale, anzi si potrebbe obiettare che le questioni poste tutte insieme dalla Rivoluzione francese, essendo ancora aperte, essendo ancora problemi che attendono una risposta, tante risposte sono state date, ma tutte possiamo considerare provvisorie. Quello dell'89 resta un inizio significativo, sarebbe una replica abbastanza legittima rispetto al tentativo di far slittare l'inizio della contemporaneità. Ma Croce mette in crisi il concetto stesso di storia contemporanea, dilatandolo all'intera storia del passato. Con quale ragionamento, con quale considerazione? E leggerò qui alcune frasi dall'inizio stesso del suo trattato, capitolo primo, che si intitola Storia e cronaca. E lui dice, un po' celiando, un po' sul serio, che a rigore l'unica possibile definizione di storia contemporanea dovrebbe essere la storia nell'atto stesso in cui si viene compiendo, cioè mentre io dico sto scrivendo storia, quello è un momento di storia contemporanea. Tutto quello che precede è storia già formata, quindi tutta passata, tutta remota. E naturalmente questa sarebbe una pratica impossibile, perché con lo scorrere del tempo la contemporaneità ci segue e quindi finisce col vanificarsi il concetto stesso di storia contemporanea. La replica a questo paradosso che lui prima tratteggia per poterlo confutare è invece molto radicale, e cioè: se la storia contemporanea balza direttamente dalla vita, cioè dal vivere stesso che noi percorriamo e coscientemente registriamo, quindi se la storia contemporanea balza direttamente dalla vita, anche direttamente dalla vita sorge quella che si suole chiamare non contemporanea, perché è evidente che soltanto un interesse della vita presente ci può muovere a indagare un fatto passato. Cioè, intanto noi ci occupiamo del passato e tentiamo di fare storia del passato in quanto siamo mossi da un interesse vivente in noi, attuale. Se volessimo dare una forma compiuta a questa constatazione, il passato vive dentro di noi e perciò è presente,
dovremmo dire, dovremmo far capo a una trita e ritrita formula ben nota. Lui dice che la storia sia magistra vitae. Allora, che è una formulazione molto semplicistica, molto nota e se vogliamo anche superficiale. Magistra vitae si può intendere in molti modi. Per esempio, potremmo assumere una visione soltanto etico-politica del passato e quindi avere come punto di partenza, per esempio, una pagina famosissima della storia Tucididea, al termine del proemio molto lungo del primo libro, Tucidide fieramente afferma che se quello che lui racconta risulterà utile, usa proprio questo termine, a coloro che in un futuro più o meno vicino si troveranno dinanzi a fatti, ad avvenimenti simili, questo gli basta, arcuntos exei. Questa è una formulazione che potremmo considerare parallela rispetto a quella crociana, certamente ben presente a Croce, che ha anche scritto di storia della storiografia antica in questo volume. Formulazione parallela in quanto si proietta sul futuro, i futuri viventi, essenzialmente politici o interessati alla politica, alla vita collettiva, troveranno utile quello che viene raccontato degli anni 431 e seguenti di una determinata guerra che per loro sarà una guerra del passato, e quindi questa guerra che ora io vi racconto vivrà nella percezione e nell'uso che ne faranno coloro che in seguito attingeranno a questo mio racconto, dice Tucidide. Non per amore di paradosso, ma per completezza. Mi piace ricordare invece un testo lontanissimo da quello crociano. Mi riferisco al nono capitolo della prima parte del Don Chisciotte di Cervantes, sul senso di quello che lui sta facendo. Lui sta raccontando una storia che naturalmente si presenta come vera e dice: la verità, la cui madre è la storia, emula del tempo, deposito delle azioni, testimone del passato, esempio e notizia del presente, avviso dell'avvenire. La formazione di Cervantes, la verità è figlia della storia, cioè la storia è madre della verità. Che vuol dire? Vuol dire che l'esperienza coscienziale, storica, individuale, di ogni genere, remota, determina quella che noi definiamo verità, cioè il racconto della storia che noi facciamo è il frutto di tutta la vita pregressa. Quindi la vita è madre della storia e quindi anche della verità storica, il che vuol dire che la verità storica è una verità soggettiva, perché è quel passato che preme dentro di noi che ci porta a scrivere in un determinato modo, ad affermare una certa verità, a presentare i fatti in un modo anziché in un altro. E se ben riflettete, è l'esatto contrario della storia maestra della vita, no? Magistra vitae, invece no, è la vita maestra della storia. Capovolgimento straordinario, devo dire, Borges ha colto in un romanzo torrenziale come il Don Chisciotte una formulazione teorica preziosissima e l'ha messa in valore, l'ha valorizzata, approdando per questa via opposta a quella della solita historia magistra vitae, ugualmente ad un concetto di presentezza del passato. Se tutta la precedente nostra esperienza pesa in quello che noi scriviamo e pretendiamo essere vero, vuol dire che tutto il passato è presente in noi nel momento in cui scriviamo storia. Quindi quella storia che scriviamo è presente. Se noi prendiamo in considerazione le grandi opere storiografiche che ci sono giunte nelle più diverse civiltà letterarie, ci rendiamo conto che anche quando sono racconti che partono da molto lontano, la gran parte del racconto riguarda la contemporaneità. Per fare degli esempi, potremmo
potremmo prendere quelli più famosi, non so, Tito Livio, per dire, la storia romana, 141 libri, ma in sostanza più della metà di questo enorme corpus, di cui abbiamo solo una parte, riguarda gli anni vicini al tempo di Livio, e cioè dall'inizio delle guerre civili romane fino all'età di Augusto, durante la quale egli scrive, anzi forse sopravvissuto di qualche anno al Princeps. In sostanza, la storia contemporanea è il nocciolo intorno al quale si annoda un racconto del passato. Alcuni storici rompono, come dire, la finzione e parlano soltanto della storia contemporanea. Faccio un esempio noto scolasticamente, ma sempre affascinante, il caso di Sallustio, che preannuncia: voglio raccontare la storia di Roma, e si occupa della congiura di Catilina, cioè di un fatto al quale lui ha praticamente assistito, di cui ha una percezione addirittura personale profonda. Quindi la premessa storia di Roma di fatto poi si concentra su un episodio vissuto e vivente ancora in lui, come è noto anche dalle sue esperienze biografiche. La necessità di scrivere la storia contemporanea, la inevitabilità di scrivere la storia contemporanea viene teorizzata addirittura in modo estremo da Tucidide, il quale è colui che più apertamente ha sostenuto una teoria radicale: non si può scrivere che la storia contemporanea, al cui termine c'è quella frase che ho prima ricordato. Mirano a dimostrare questo, che cioè del passato si può avere una cognizione per indizi, come lui dice, per tracce. Queste tracce ci possono al massimo far capire qual è la entità dei fatti passati, la loro grandezza. Più o meno le guerre persiane, ritenute grandissime, in realtà tali non furono a confronto con questa guerra che io vi sto raccontando. E dunque gli indizi, in ultima analisi, sono elementi che ci fanno percepire la misura dei fatti passati, non il dettaglio degli avvenimenti. Quindi la teoria che egli formula, paralizzante in certo senso, è: del passato non si può avere che una conoscenza indiziaria. L'unica storia che si può scrivere è quella presente, dove ovviamente presente è un concetto dilatabile. Nel caso suo, alla fine è una guerra di 27 anni, cioè è un quarto di secolo che lui racconta, ed è contemporanea alla sua vita, ma in realtà per larga parte poi non lo è, perché si tratta di eventi che accadono fuori dalla sua esperienza diretta. I due opposti, dunque, al termine di questa prima parte della nostra riflessione, sono: da un lato, la teoria crociana, tutta la storia passata è contemporanea perché vive dentro di noi e noi la studiamo perché portati da interessi attuali. E l'altra, quella tucididea, del passato non si può avere che una conoscenza indiziaria, l'unica storia che si può scrivere è quella contemporanea, quella vivente. Per lo storico del mondo antico, dove la parola antico comprende un millennio e quindi un tempo molto lungo, potremmo dire ancora fino alla tarda età bizantina, ecco, e allora il tempo è ancora più ampio che noi prendiamo in considerazione, un millennio e mezzo, no? Da Tucidide ad Anna Comnena, ecco. E che chi scrive la storia, in quanto presente o comunque coevo dei fatti, ne può avere conoscenza migliore. Ma per lo storico, diciamo, arcaico, per arcaico intendo premoderno, è vero il contrario, cioè si tratta di personaggi che appartengono all'elite dirigente. A Roma sono essenzialmente dei senatori, nel mondo bizantino sono dei personaggi della corte, nel mondo greco sono membri dell'elite, delle grandi famiglie. Sono persuasi di essere nella condizione migliore possibile per raccontarla e per darne anche dei risvolti che il pubblico lontano dal centro del potere non vede o ignora. Come fa Tucidide a sapere con quale intento un determinato stratego, un comandante militare, ha fatto certe scelte in una campagna di cui lui dà conto?
perché lo ha direttamente interrogato, perché lo ha sentito e magari si è recato accanto a lui. Egli è stato non soltanto un politico in prima persona, ma anche un grande viaggiatore. Si è spostato quando Atene ha attaccato Siracusa, è andato in Sicilia e ha seguito da vicino quella campagna. Lo stesso potremmo dire di grandi storici del mondo romano, o del mondo medievale. Egginardo scrive di Carlo Magno perché è un satellite della corte di Carlo Magno e per la storiografia ricchissima del mondo bizantino potremmo portare molti altri esempi. Ma nella nostra visione delle cose, e potremmo dire anche nella nostra esperienza, è vero purtroppo che la difficoltà principale per chi si cimenti con la storia vivente o la storia vicina nel tempo, cosiddetta appunto contemporanea, consiste nel non avere accesso adeguato alle fonti archivistiche, documentarie, se non quelle che vengono rese pubbliche, ma sono per così dire quelle meno veridiche, quelle più influenzate da intendimenti che sono ovviamente di orientamento e non di perseguimento della verità storica. Un personaggio che ha avuto un ruolo importante nella storia del Novecento e che è stato poi segretario di Stato negli Stati Uniti d'America, Henry Kissinger, che fra l'altro è un tedesco di origine, quel nome suo sarebbe Kissinger, come è giusto pronunciarlo alla tedesca, ma lui è completamente americanizzato. Ha scritto un'opera in molti volumi intitolata Gli anni della Casa Bianca, cioè gli anni nei quali egli è stato prima consulente del Presidente degli Stati Uniti e poi segretario di Stato, cioè ministro degli Esteri. Nella premessa lui dice: la storia contemporanea è quasi impossibile da raccontare perché i documenti sono milioni. Ed è vero, se uno pensa soltanto alla molteplicità di archivi di ciascuno stato, grande, medio o piccolo, alla possibilità di documentazione infinita, da quella giornalistica, televisiva, filmica, economica. Ovviamente la quantità della documentazione è tale da scoraggiare qualunque coraggioso erculeo ricercatore. Quindi lui dice: raccontare quella storia attingendo ai documenti sarebbe impossibile, sono milioni di documenti. Però, poi soggiunge, la gran parte sono inutili. Vere decisioni, le decisioni che hanno cambiato il corso degli avvenimenti, sono state, è l'esperienza sua questa, spesso l'effetto di contatti diplomatici segreti o addirittura affidati al filo del telefono, no? La famosa linea rossa che congiungeva la capitale sovietica Mosca e la capitale statunitense Washington, che è stata attivissima soprattutto nei momenti più critici della storia del Novecento, evitando guerre o fermandole in extremis. Pensiamo alla crisi dei missili messi a Cuba o la crisi dell'attacco contro Suez nel 1956 delle truppe anglo-francesi. Quel tipo di documento così importante non è reperibile da nessuna parte. Ecco come si trovano in una posizione paradossalmente molto vicina coloro i quali dicono la storia del passato non si può scrivere, si può scrivere solo quella contemporanea perché Tucidide conosce personalmente Alcibiade e quindi può sapere da lui perché ha fatto determinate cose, e quella invece agli antipodi di Henry Kissinger, il quale dice: dispongo di milioni di documenti, però perché si è impedito che una guerra scoppiasse, lo so perché ero presente alla telefonata cruciale che l'ha fermata e che non ha lasciato traccia scritta da nessuna parte e di cui forse non si è parlato se non decenni più tardi. Sulla contemporaneità del passato, però, vorrei aggiungere ancora un dettaglio. Facciamo un esempio. Erodoto racconta le guerre persiane, alle quali non ha assistito perché è nato
più o meno al tempo della battaglia di Salamina, quindi tutto quello che egli racconta era già accaduto prima che lui nascesse. Però racconta l'epopea delle guerre persiane, il loro significato per la politica vivente, cioè per l'impero ateniese, come se quei fatti fossero ancora i fatti del presente. Quindi le guerre persiane sono percepite come un fatto vivente nella politica greca. E questo, se vogliamo, ha una controprova nel racconto che fa Tucidide della propaganda ateniese, quando Atene è costretta ad affermare il proprio diritto all'impero. Afferma il proprio diritto all'impero e quindi alla repressione degli alleati che defezionano o alla difesa della propria centralità nella Grecia centrale contro Corinto, che va a lamentarsi con gli spartani di tale dominanza ateniese. Rivendicano tutto questo in nome del fatto che a Salamina sono gli ateniesi che hanno sacrificato la loro città, hanno imbottigliato i persiani nelle strettoie, li hanno sconfitti sul mare, hanno liberato la Grecia. Quindi la vicenda guerre persiane non finisce archeologicamente in un racconto del passato, fa parte della politica ateniese come impero che è alle prese con un'altra opposta coalizione e con le difficoltà interne degli alleati che non accettano più tanto volentieri il dominio ateniese. Quando Tucidide mette in scena un episodio celeberrimo, poi divenuto quasi emblematico, la repressione violenta che Atene compie nei confronti di un ex alleato che ha defezionato, cioè Melo, l'isola di Melo, inventa probabilmente un dialogo tra gli ateniesi generali che sono sbarcati nell'isola e gli ambasciatori, insomma, i legati, i rappresentanti del governo di quell'isola. Gli ateniesi vorrebbero parlare davanti al pubblico, cioè davanti all'assemblea popolare dei Meli. I Meli rispondono no, preferiamo parlare in privato, cioè un incontro tra due delegazioni. E gli ateniesi allora aprono la discussione con un'affermazione che Tucidide mette in grandissima evidenza. Poiché siamo qui in pochi, noi non vi diremo quello che siamo soliti dire, che cioè abbiamo diritto all'impero perché abbiamo sconfitto i persiani. Però è sintomatico il concetto, poiché non stiamo parlando dinanzi al grande pubblico, al quale noi porteremmo un argomento del genere per giustificare l'invasione, con voi parliamo in maniera brutale, cioè ci fa comodo che Melo ritorni nell'alleanza. Quindi è utile per noi. La duttilità con cui viene adoperato l'argomento diritto all'impero. Diritto all'impero è fondato su una storia pregressa, che però continua a vivere in quanto veicolo principale della politica imperiale di Atene. L'altro aspetto della presentezza del passato, cioè del fatto che noi inevitabilmente pensiamo un fatto storico analogicamente rispetto a un fatto precedente, a un evento precedente, questo meccanismo mentale, credo che si debba ricondurre a una, oserei chiamarla, forma a priori del pensiero storico, e cioè il meccanismo analogico. Più di 20 anni fa, l'Europa fu sull'orlo di una crisi militare molto grave a partire dalla Jugoslavia. Esisteva la Repubblica Federativa Jugoslava che si è disfatta attraverso una serie di conflitti interregionali, interetnici, anche interreligiosi in realtà, no? Il Kosovo musulmano contro la Serbia greco-ortodossa, eccetera. Questa crisi ebbe l'epicentro, se vogliamo, nella Bosnia, quindi a Sarajevo, città che è stata tormentata da bombardamenti terribili.
In quel tempo un notevole storico italiano, che si chiama Gian Enrico Rusconi, scrisse un libro che ebbe un grande successo, Rischio 1914. Eravamo nel 1990-99, quel decennio lì ha visto la crisi di sfacimento della Jugoslavia. Rischio 1914, che vuol dire rischio 1914? Nella mente dello storico Gian Enrico Rusconi, peraltro grande esperto di storia tedesca e di storia novecentesca della Germania e dell'Austria, la situazione concreta della guerra jugoslava era una replica, o minacciava di essere una replica, della situazione del 14, 1914, allorché a partire proprio dall'attentato di Sarajevo e dal conflitto fra la monarchia serba e l'impero austro-ungarico su una parte della Bosnia, la Bosnia-Erzegovina, il conflitto si dilatò fino a diventare la Grande Guerra, cioè la Prima Guerra Mondiale, con tutti i disastri che sappiamo. Cosa si era prodotto nella mente di questo storico e dei suoi lettori consenzienti? Un'analogia, una forte analogia. Egli pensava il presente, cioè la crisi jugoslava, dentro una categoria analogica, quello che nella stessa area, con effetti altrettanto gravi, si era prodotto quasi un secolo prima, cioè nella crisi per l'appunto del 14. Questa è l'analogia. L'analogia è quel veicolo che connette un fatto passato all'esperienza vivente e che rende presente il passato. È la categoria analogica, cioè il fatto che io non posso non pensare un evento se non raffrontandolo mentalmente, collocandolo dentro categorie già note, dentro un modello preesistente che faccio venire fuori per capire quello che sta accadendo. Quindi l'analogia funziona, potremmo dire, in due sensi. Perché io penso un fatto passato avendo in mente quello che sto vivendo. Quindi do un'importanza enorme all'attentato del 14 come detonatore della guerra, perché sono convinto che quello che sta accadendo ora in quella zona, in quelle forme, in quell'area, con procedimenti talvolta anche simili, mi aiuta a capire l'evento passato tanto quanto l'evento passato mi aiuta a capire questa realtà vivente che io cerco di descrivere. Per tornare all'esempio del rischio 1914, potremmo dire quella fu, si rivelò essere un'analogia sbagliata. Poi ci sono analogie alternative fra loro. Facciamo un esempio cavato anche questa volta da una specie di cortocircuito, potremmo dire, fra il passato e il presente. La storia della Grecia classica è connotata, come tutti sappiamo, dalla conflittualità, diciamo, dalla tensione tra due leader, da due stati o città-stato leader, che sono Sparta con tutti gli alleati peloponnesiaci e Atene con gli alleati della Lega Eleoattica, no? Quindi due coalizioni, potremmo dire, parlando un po' all'ingrosso, che hanno avuto per un tempo molto lungo una situazione di tensione che è finito, è sfociato in un conflitto di lunga durata, conclusosi con la sconfitta di uno dei due. A questa polarità corrisponde una connotazione politica. Per esempio, si dice Atene capofila delle democrazie. Atene effettivamente ha un regime politico al proprio interno, fondato sull'assemblea popolare, che è teoricamente sovrana, ma di fatto guidata da leader che contano, appartengono a famiglie importanti, economicamente molto forti, i quali leader però dialogano con l'assemblea in maniera anche drammatica, per cui l'assemblea ha in certo senso la
illusione, potremmo dire, di contare, di essere l'assemblea decisionale, ma a sua volta è guidata e portata alle decisioni da questi leader. Atene ha costruito nel 478 un'alleanza con una serie di stati, di città, di isole, che si sono coalizzate in una formalizzata simmachia, alleanza, la cosiddetta Lega Adriatica, che però è anche un impero, diventa un impero in quanto la posizione di Atene rispetto agli alleati è una posizione egemonica, di dominio. Dopo un certo episodio, la fallita impresa ateniese contro l'Egitto, di fatto contro l'impero persiano che occupava l'Egitto, disastro militare, Atene sposta il tesoro della Lega da Delo ad Atene. Quindi i denari su cui si fonda la flotta, la potenza militare, eccetera, stanno nella città egemone. E Atene impone sostanzialmente agli alleati un regime politico simile al suo, quindi una coalizione di democrazie, potremmo dire, puntellate anche con la violenza, per cui se gli avversari in una delle città alleate di Atene prendono il sopravvento sulla democrazia, Atene interviene e ripristina con la forza il regime politico democratico, anche se magari è mal visto, minoritario, però lo impone. Sparta, capofila delle oligarchie, si dice. È un'espressione molto approssimativa. Effettivamente molti stati, molte città rette da regimi oligarchici, cioè da una minoranza benestante che ha in mano tutto il potere, si rivolgono a Sparta, vedono in Sparta un alleato potente. Sparta al proprio interno ha un ordinamento politico che loro chiamavano di uguaglianza. Effettivamente erano tutti uguali, ma soltanto gli spartiati, quindi una minoranza molto ristretta, molto potente anche militarmente, che però al proprio interno aveva il principio dell'uguaglianza. Sparta non ha una coalizione esplicitamente formalizzata. Spontaneamente gli alleati di Sparta sono al suo fianco, per esempio quando c'è guerra e Sparta ha bisogno di mobilitare anche gli altri. Atene invece ha un'alleanza formalizzatissima con un patto ferreo, violando il quale interviene una strafexpedizione, una spedizione punitiva per ricondurre l'alleato dentro questa alleanza. Allora, questa polarità è evidente che noi la pensiamo, noi che abbiamo vissuto tutta l'esperienza del secolo XX, come una anticipazione arcaica di una situazione concreta che noi abbiamo vissuto, nella quale siamo vissuti, cioè la contrapposizione di due coalizioni al tempo stesso, formalizzate più o meno spontanee e fondate sulla diversità totale di impostazione politica. Per dirla in breve, l'Alleanza Atlantica da una parte e il Patto di Varsavia dall'altra. Su questo punto vorrei chiudere evocando un episodio molto noto, diciamo così, della storiografia del secolo scorso, del Novecento, quando Moses Finley è stato un notevole storico del mondo greco, soprattutto americano di origine, poi trapiantatosi in Inghilterra. E lui avviò questa introduzione molto intelligente facendo una considerazione, che è questa. Tucidide si è convinto, con ragioni che possiamo anche discutere e sono certamente molto importanti, che le varie guerre combattute nei 27 anni dal 431 al 404 costituissero un'unica guerra, anche se di mezzo ci fu una pace che durò alcuni anni, ci furono delle tregue. E lui dice, e in fondo lo storico del Novecento potrebbe fare la stessa riflessione
considerando che le due cosiddette guerre mondiali, la prima e la seconda, in realtà furono un'unica guerra con delle interruzioni. E tra l'altro l'analogia è molto calzante se si considera che non tutti gli stati che assistettero, per così dire, alla conclusione della prima guerra del 1918 cessarono dallo stato di guerra. Si riferiva alla guerra fra la Grecia e la Turchia che andò ben oltre il 18, durò ancora all'inizio degli anni 20, o al Giappone. Il Giappone era stato in guerra con la Russia nel 1905 e nel 1935 invade la Cina. Sono episodi che fanno delle due guerre un'unica guerra, nata probabilmente per ragioni sostanzialmente simili, esattamente come quella tra Sparta e Atene, che non fu soltanto o non volle essere essenzialmente un contrasto di modelli politici, ma un contrasto di potenza. Infatti la diagnosi più cidea è: la guerra scoppiò non perché gli alleati di Sparta si lamentassero di questo o quell'episodio sopraffattorio da parte di Atene, ma perché Sparta si era convinta che era intollerabile che Atene continuasse a crescere come potenza. E la guerra non poté finire se non quando una delle due potenze crollò. La lettura di questi episodi, il Novecento dal 14 al 45, la Grecia dal 431 al 404, è una lettura che rende l'uno strumento di comprensione dell'altro, li rende entrambi contemporanei.